Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori, buonasera, ben sintonizzati a Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Sono le 19:12. Questa è Radio Science TV online da Treviso. Il sottoscritto che vi parla, Massimo Bonella, da Venezia, dalla redazione di pianetaoggitv.net, testata giornalistica pianetaoggitv.net. In collegamento via Skype da Pordenone abbiamo Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Siamo in attesa di avere subito l'ospite per l'approfondimento. Si dovrebbe parlare di ufologia, uso del condizionale, perché con la questione del maltempo, di questa forte ondata di gelo, siamo un po' tutti in ritardo. Il sottoscritto lo stesso ha dovuto fare delle corse per arrivare in tempo qui in redazione. Intanto vi voglio dare subito una informazione per quanto riguarda questa ondata anomala, a nostro avviso, di forte gelo. Dunque, ci spostiamo in Val di Chiana, ci sono state copiose nevicate, gelo per terra, cioè neve, ghiaccio, quindi prestare la massima attenzione per chi è in strada con la propria autovettura, peggio ancora se con motocicli, perché lì poi in collina, con le salite e discese, si fa presto a perdere il controllo. Quindi assolutamente dotarsi di attrezzatura per neve. Il comune di Gaioli in Chianti ha diramato un comunicato stampa che noi lo abbiamo inserito nel circuito Radio Science TV, più precisamente a radiovaldichiana.it. Dunque, la protezione civile a Gaiole entra in funzione la app Cittadino Informato. Scaricando la app sul cellulare si ha, diciamo, a portata di mano il piano comunale di protezione civile, oltre alle segnalazioni in tempo reale delle allerte meteo e delle comunicazioni di pubblica utilità. Poi, oltretutto, che noi siamo in collaborazione, invito per coloro che ci ascoltano da quelle zone che sappiamo siamo ascoltati lì, dove va in onda il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, vale a dire in televisione a Telidea, che adesso copre tutta la Toscana, oltre che una buona parte dell'Umbria. Ecco, sintonizzatevi sui telegiornali di Telidea per avere tutte le ultime informazioni, eventuali suggerimenti e previsioni meteo. Detto questo, 19:14, io direi di dare subito la linea a Alviano Appi, sempre se è pronto l'ospite. So che c'è un ospite molto importante, che io anche conosco molto bene, Pier Giorgio. Allora, Alviano, ecco, fammi un cenno Sì, se sì. ne è pronto. Prego. Sì, grazie Massimo, grazie dell'ospitalità. Siamo in collegamento con Pier Giorgio Caria. Come tu hai potevi pensare, avrebbe potuto essere una puntata sulla visita extraterrestre, perché sappiamo che Pier Caria è un noto studioso di questo tema. Intanto grazie Pier Giorgio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, Alviano. Ma in realtà noi sfruttiamo le conoscenze di Pier Giorgio per passare dagli approfondimenti, dalle implicazioni che una visita extraterrestre ha in questo momento su questo pianeta, per capire qualche cosa forse invece dell'uomo, qualche cosa che non funziona dell'uomo. Perché siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un momento drammatico. Allora, Pier Giorgio, io so che già da tempo tu hai smesso di andare nei salotti televisivi ai quali una volta eri invitato facilmente per la grande qualità dei tuoi documentari, perché ti eri accorto in qualche modo che quello che dovevi dire, il succo del messaggio che tu
tu volevi portare, a seconda dei temi nei quali eri invitato, insomma, veniva in qualche modo impedito il vero approfondimento. Allora, io mi e quindi tu hai deciso di fare, di passare a fare delle conferenze, hai un canale YouTube, ti trovi su Facebook, eccetera, le persone ti possono seguire lì. Ora, con gli ascoltatori che abbiamo in linea in questo momento, che cos'è che tu non potevi approfondire? Partiamo da qui, in questi salotti televisivi, cos'era che disturbava? Sì. Ecco. Alviano, scusate un attimo, che voglio fare una precisazione così in una battuta, perché è una cosa che mi prende anche. Vorrei dire a Pier Giorgio Caria: ottima scelta, ecco, quella che è la sua decisione. Prego. Grazie Massimo. Ma Alviano, questo problema non è riferito solo alla mia persona e ai temi che tratto. Il problema dell'impossibilità di parlare della verità è un problema, diciamo, generale su un po' tutti gli argomenti, perché il sistema mediatico, essendo in mano ai grandi potenti della terra, consideriamo che tutti i media del mondo sono in mano a soli 6 gruppi, quindi 6 gruppi che fanno capo a 6 dirigenti, quindi possiamo ben capire che non è difficile per 6 personaggi potentissimi riunirsi e decidere tutti insieme quale tipo di lettura dare della realtà e quale cose non bisogna trasferire alle persone affinché venga mantenuto lo status quo, e cioè che loro mantengono il potere e noi siamo sudditi o spesso anche schiavi. Quindi il problema è generale, non si può dire la verità di politica internazionale, quindi non si può dire che l'ISIS è stata finanziata dalla NATO, è stata finanziata dagli americani, non si può dire che da quando la NATO ha messo piede in Afghanistan in soli 4 anni la produzione di oppio afghano è tornato al livello massimo, cioè ai primi posti nel mondo, mentre i talebani, per quanto un governo esecrabile, violento, retrogrado, eccetera, ma avevano portato per questioni religiose la produzione di oppio a 0. Non si può dire che c'è una strategia di vasta scala dove la NATO, con a capo gli Stati Uniti d'America, stanno circondando la Russia per attaccarla. Non si può dire che Kim Jong-un è un burattino degli Stati Uniti, che questa crisi è stata creata d'arte. Non si può dire che la guerra in Siria in realtà è una guerra per procura, dove l'Occidente sta attaccando l'Oriente, il Medio Oriente, per militarizzare le fonti di energia, eccetera, eccetera. Cioè, tutte queste cose non si possono dire. Non si può dire che siamo in uno stato avanzato in conseguenza di tutto questo, di preparazione di una terza guerra mondiale che vedrà di nuovo il blocco occidentale, Stati Uniti e Europa principalmente, schierato contro il blocco orientale, Cina, Russia e Iran, eccetera. Non si possono dire tutte queste cose. Ovviamente non si può dire la verità sulla visita extraterrestre, perché alla fine i talk show televisivi vogliono che si parli sempre e solo dell'aspetto fenomenico e neanche tanto in modo professionale, ma non parlare del perché questi esseri sono qui, quali sono le motivazioni che li hanno spinti a questa grandiosa operazione di vigilanza e di controllo di quello che avviene sul pianeta Terra. Cioè, non si vuole che le persone capiscano chi sono, perché vengono e cosa vogliono gli extraterrestri. E per quanto loro ormai da 70 anni fanno politica a livello mondiale, intervenendo ogni qualvolta che il potere supera determinati limiti, tipo quello di tentare un'escalation nucleare, quindi, ma nei grandi tavoli, nelle grandi discussioni a qualsiasi livello dove si parla di questi temi, l'operatività extraterrestre è assolutamente assente. Cioè, la gente non ha la più pallida idea di come oggi noi esistiamo e siamo ancora vivi solo grazie all'intervento extraterrestre. Ma in tutti i dibattiti politici di qualsiasi livello questo argomento non entra. Non c'è, eppure gli extraterrestri hanno pesantemente condizionato la condizione dell'umanità fino a oggi, cioè impedendo che i potenti del mondo distruggessero l'intero pianeta. Ma io so purtroppo che quando determinati aspetti del loro progetto cesseranno, loro ci lasceranno liberi di ucciderci come meglio vogliamo. Quindi vediamo bene come siamo combinati nel nostro mondo. Non si sanno cose molto più prosaiche, Alviano, molto più banali. Ad esempio, io chiedo nelle sale dove intervengo con centinaia di persone, avantieri ero ad Arese, vicino a Milano, oltre 120 persone, ho chiesto: chi di voi sa spiegarmi il perché del debito pubblico italiano?
hanno alzato la mano due persone. Ora io dico, ma amici miei, cari italiani, vi rendete conto che se voi avete un debito così spaventoso e non sapete da dove viene e non lo sapete gestire, noi come popolo siamo falliti? E siamo falliti, Alviano, perché ormai la nostra conoscenza delle cose della vita, degli argomenti della nostra nazione sono totalmente avulsi e sconosciuti dalla grande massa delle persone, che sono infinocchiate, intontite, ipnotizzate da un cumulo di sciocchezze che i talk show televisivi e i telegiornali portano avanti. Io, nella situazione disperata che mi ha spinto anche in un certo qual modo, dietro un consiglio arrivato da questi esseri cosmici, di dedicarmi all'incontro diretto con le persone, lasciar perdere i media televisivi, partecipare ogni volta che mi invitano, ma ormai gli inviti si sono diradati, perché quello che dico non va bene, non si vuole che certe parole vengano ascoltate con le persone, soprattutto non si vuole che si parli, ad esempio, della intima connessione che c'è tra questi esseri e la religione. Perché questi esseri sono gli angeli di ieri e gli extraterrestri di oggi. Quindi appena io tocco questo argomento, anatema, e accade che i giornalisti o le giornaliste che fino a quel momento mi avevano invitato, mi salutavano, mi apprezzavano, da quel momento in poi, quando arriva la telefonata o la parolina del potente, non mi salutano più. Se li incontro per strada, si girano dall'altra parte. Quindi vedi bene come siamo combinati. Ecco, diciamo che c'è stata negli ultimi 30-40 anni una notevole cessione di sovranità da parte in Italia, ma mi sembra di poter dire anche nel mondo. Mi sembra che le stesse, che magari non le stesse che viviamo noi, ma certi diktat si vivono anche in Cina. Per esempio, un aeroporto viene fermato, ma non si dice la verità sul perché succede questa cosa. O più, come dicevi tu adesso, andiamo ad una nuova, più profonda, e anche, perché no? Perché non apriamo dei dibattiti dal punto di vista religioso? Perché dovrebbe essere un'esclusiva dei sacerdoti interpretare il Vangelo e la Bibbia e non ne possiamo parlare? Questo, Alviano, accade perché la compartimentazione del sapere di fatto rende all'uomo, all'individuo, impossibile comprendere il grande panorama generale della situazione del mondo. Ci deve essere una iper specializzazione magari, ma compartimentata. Non si può discutere in qualsiasi consesso, tranne che se ci incontriamo di persona in una conferenza o al bar, non si può discutere dell'interconnessione tra tutti gli aspetti che coinvolgono la società umana, non se ne può parlare. Quindi non si può fare un discorso a livello massivo che riguardi l'implicazione profondissima che c'è sempre stata ed è chiarissima anche nelle sacre scritture tra questi esseri cosmici e la natura delle divinità. Non se ne può parlare, soprattutto perché le stesse religioni istituzionali oggi sono un grande inganno, hanno completamente fallito la loro missione, che era quella di rinnovare l'intera società umana. Questo era il compito del cristianesimo. Oggi invece i cristiani, le nazioni cristiane, sono quelle che stanno distruggendo il mondo, sono quelle che hanno le bombe nucleari, sono quelle che hanno l'alta finanza e che stanno distruggendo i popoli poveri. Quindi il cristianesimo, nell'aspetto di ciò che l'uomo doveva porre in atto, l'uomo ha fallito completamente, miseramente ha fallito questo grande rinnovamento. Ma questo lo dico perché manca nel concetto religioso la cosa più importante, che l'uomo non ha solo la parte scientifica normale che noi accettiamo, cioè la parte fisica, ma la parte spirituale, che è il vero uomo, lo spirito e intelligenza, non è un credo, è scienza. Non si può pensare che la causa del funzionamento del computer, che è l'elettricità, che è invisibile ed è un'energia, sia un credo religioso. È una forza che la scienza studia, quindi la spiritualità è un ramo della scienza, perché è l'altra faccia della medaglia dell'essere umano. Ora, se noi buttiamo fuori la scienza dalla condizione che è nostra,
che ci appartiene per diritto di nascita, cioè che lo spirito deve essere studiato dalla scienza. L'uomo non comprende le leggi alle quali è soggetto, e le leggi alle quali è soggetto non sono violabili. Infatti, qualsiasi sia il credo religioso di un essere umano, compresi gli atei, tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, quindi non entra il credo religioso nel merito delle leggi. Non si può fare una legge per cui domattina il governo italiano dichiara che dà per decreto legge gli italiani da quel giorno in poi non moriranno più, non invecchieranno più, non avranno più bisogno di cibo, non avranno più bisogno d'aria, non avranno più bisogno d'acqua. Queste sono leggi. Quindi lo spirito è soggetto a leggi, e fino a che l'umanità non comprenderà queste cose, noi non verremo fuori dalla gravissima situazione di crisi e di sofferenza nella quale siamo immersi da migliaia di anni. Lo spirito è scienza, e i credo religiosi sono inganni per come oggi li viviamo, dei grandi inganni. Noi manteniamo una classe dirigente corrotta a livello religioso che non lavora e ci inganna. Questa è la verità che i popoli non riescono a comprendere. Siamo presi per il sedere, siamo presi per il naso, siamo ingannati, e la nostra vita è un vero delirio. Allora, naturalmente mi trovi assolutamente d'accordo, però in qualche modo dobbiamo cercare una strada nella quale, certo, riappropriarci di questo, certo, sapere. Dobbiamo studiare, Alviano, perché siamo incompetenti, cioè siamo incapaci di governare la nostra vita, laddove oggi abbiamo un mostruoso debito pubblico e non sappiamo da dove viene, e né tantomeno chi ne sono gli artefici. Io non mi sono indebitato con nessuno. Se qualcuno ha creato questo debito, ma che se lo paghi lui, io che c'entro? Io non ho fatto debiti con la BCE, non ho fatto debiti con la Germania, non li ho fatti io. Chi è responsabile di questo disastro? E le cause sono ben conosciute, se uno le vuole cercare, ma che se lo paghi lui, al di là del fatto che oggi anche la moneta fiat è un grandissimo inganno, è una grande truffa. Il debito pubblico è una spaventosa truffa, ma che ci sta costando le imprese, ci sta costando la vita di tanti imprenditori, di tanti operai. Ma questo non può essere detto nei grandi media, che sono tutti collusi col potere. Quindi dobbiamo studiare, ci dobbiamo informare, dobbiamo cercare le vere fonti che ci danno le informazioni. Questo dobbiamo fare. Io, per questo motivo, per aiutare le persone, ho reso gratuitamente disponibili 18 libri in formato elettronico a tutti coloro che me ne fanno richiesta, alla mail info@piergiorgiocaria.it, e anche col mio canale YouTube piergiorgiocaria59, che è strapieno di conferenze dove spiego tante di queste cose. Cioè, dobbiamo diventare competenti, Alviano, riprenderci il governo della nostra vita. Questa è la vera rivoluzione, questa è la vera guerra di conquista. Dobbiamo liberare il nostro territorio fisico, corporeo, dobbiamo liberare il nostro territorio mentale da tutte le sciocchezze, le menzogne che ci sono state messe addosso da quando siamo nati fino ad oggi. Questa è la vera rivoluzione, riconquistare noi stessi, perché siamo in mano a dei criminali che fanno della nostra vita scempio. E gli extraterrestri queste cose le hanno spiegate da 70 anni a questa parte. Per questo divulgo questi libri gratuitamente, per aiutare le persone a farsi un quadro della verità, ad avere una bussola che possa indirizzare le loro scelte e capire dove c'è l'inganno e dove no, a livello di informazione intendo. Bene, guarda, un'osservazione che mi viene da fare, dopo so che il tuo tempo adesso è molto limitato. Sì, purtroppo proprio oggi, Alviano, avevo il tempo limitato e abbiamo iniziato con 15 minuti di ritardo. Vabbè, recupereremo in un'altra occasione. Quindi rispondo a quest'ultima domanda e poi ci salutiamo. Io penso che dovremmo cercare di ripartire da lì dove siamo, il territorio fisico, con il rispetto dell'ambiente, con l'aggregazione delle persone, con la sensibilizzazione di chi ci sta, penso che dovremmo partire. Sì, io su questo ho una bella notizia. Ora, una volta che noi abbiamo riconquistato il nostro territorio e messo in pratica ciò che Cristo ci ha lasciato come eredità nell'aspetto dell'azione, il cuore del cristianesimo era ama il prossimo tuo come te stesso, dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, vestire gli ignudi. Cioè, la società del cristianesimo non è una società di fedeli
fanatici, bigotti che seguono una classe dirigente religiosa corrotta, era quella di trasformare la società da competitiva a solidaria. Quindi nel momento in cui noi ancora non abbiamo capito tutti gli aspetti attraverso lo studio della società attuale, ma noi operiamo per il bene, noi saremo aiutati da questi esseri che sono le legioni di Cristo, quelle che Cristo dice a Pietro quando Pietro, dopo aver mozzato l'orecchio di Malco, viene ammonito dal Signore che gli dice: ma non ho bisogno di te, io se voglio chiedo al Padre mio che mi manda 12 legioni di più di 12 legioni di angeli. Quindi questi angeli, angelo vuol dire messaggero e non certo uomo con le ali, perché gli angeli non hanno le ali, contrario all'iconografia, è solo per distinguere l'angelo dall'essere umano, perché anche gli angeli sono esseri umani, lo disse anche Papa Giovanni, che sono organizzati in società gli angeli. Quindi gli angeli ci aiuteranno se noi metteremo in pratica il cuore della legge, che è aiutare il prossimo che soffre. Questo dobbiamo fare, questo è il compito che Cristo ci ha lasciato, questo è il cuore della salvezza che Cristo ci offre. Se faremo questo, poi ci sarà modo nel nuovo regno anche di studiare tutti gli aspetti della scienza che fino ad oggi purtroppo ci sono stati manipolati o occultati. Pier, io ti ringrazio tanto della tua partecipazione, invito le persone che ti hanno ascoltato a non fermarsi a questa seppur molto incisiva spiegazione che tu hai dato, di andare nel canale YouTube, di seguire le conferenze che vi sono presenti là per capire molto più approfonditamente e quanto è serio il lavoro intorno a questi temi. Un buonasera e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, Alviano. Un abbraccio grande e caro a tutti quanti. Arrivederci. Ciao Pier Giorgio. Ciao Massimo. Ecco, io ripasso la linea a Massimo Bonella e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Grazie dunque Alviano Apila. Proseguiamo subito con gli aggiornamenti per quanto riguarda il maltempo, perché ci è appena arrivato proprio adesso dall'Unione Comuni di Valdichiana Senese un aggiornamento importante. Allora, ci sono delle novità, come vi avevo annunciato nella giornata di ieri, ci sono state importanti nevicate, situazione veramente difficile anche sulle strade, anche sulla rete della ferrovia. In modo particolare mi riferisco alla linea Chiusi-Siena-Empoli, la Siena-Grosseto, che ci sono stati dei ritardi e soppressioni di alcuni treni. Dunque, qual è l'aggiornamento? Allora, massima attenzione rivolta all'evoluzione delle previsioni meteo, riaprono le scuole in tutto e 10 i comuni della Valdichiana Senese, strade ripulite da neve e ghiaccio, ci sono le condizioni per la ripresa delle attività. Dopo due giorni di emergenza maltempo, mercoledì 28 febbraio riaprono le scuole in tutti e 10 i comuni della Valdichiana Senese, riprende dunque in pieno l'attività didattica dagli asili nido alle scuole superiori, che era stata bloccata in seguito alle nevicate di domenica scorsa e poi al rischio ghiaccio sulle strade. Il lavoro di pulizia delle direttrici di traffico e la verifica effettuata dalle amministrazioni con i tecnici della piena praticabilità dei percorsi principali ha indotto i sindaci ad assumere questa decisione. Ricordiamo che in 5 comuni, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Pienza e Trequanda, le scuole sono rimaste chiuse sia lunedì sia martedì, mentre Cetona, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena si erano fermate solo lunedì. Rimane la massima attenzione all'evoluzione delle condizioni meteo, in particolare quelle relative alla giornata di giovedì, in cui la neve potrebbe tornare a cadere sulla Val di Chiana Senese e potrebbero essere dunque adottate nuove misure, sempre all'insegna del coordinamento e della concertazione di area. Questo dunque l'ultimissimo comunicato appena giunto in redazione anche qui a Radio Valdichiana, Pianeta Oggi TV, perché come sapete su Radio Science fa capo anche fa parte del circuito anche radiovaldichiana.it, tra altre cose gestita dal sottoscritto. radiovaldichiana.it del circuito RST, radioscience.it, testata giornalistica sempre, pianetaoggitv.net. Dunque ricordo ancora per
per maggiori informazioni, coloro che ci seguono da quella zona, vi invito a sintonizzarvi praticamente adesso sulla televisione, vale a dire la Teleidea di Chianciano Terme, sul telegiornale per appunto sia le ultime notizie e per quanto riguarda anche poi una panoramica della situazione di questa forte ondata di gelo, potremmo proprio dire gelo vero e proprio, tanto per dirvi, ieri sera a Montepulciano già alle 18 c'erano meno 6 gradi, quindi vi lascio immaginare poi durante la notte la colonia del Mercurio è scesa ancora di più, quindi si arrivano a toccare temperature veramente molto molto fredde. Questo per quanto riguarda la zona della Val di Chiana, perché appunto siamo in onda anche su radiovaldichiana.it. Bene, 19.36, non mi resta che chiudere qui Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Ringrazio Adeno Api per le domande, per l'interagibilità su questo programma con l'ospite molto importante Pier Giorgio Caria, documentarista, reportagista sul fenomeno dell'ufologia, ma non solo. Avete sentito anche dei concetti molto interessanti che vanno un po' a toccare quella che è la società. 19.37 in questo momento, Radio 6 TV è la vostra linea diretta con l'informazione del Massimo Bonella. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.